Bello a tutti i mozzarelloni, io sono Cipo e questo nuovo video dove vi mostrerò la mia giornata che sto andando a fare all'Expo di Milano, ovviamente. Ok, adesso sto andando a prendere il tanto atteso pullman, però non passa. Le mie previsioni dovrebbe piovere e soprattutto spero che questa telecamerina mi duri, perché la giornata è veramente lunga e dura. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo preso il pullman. Araldo? No. Ok ragazzi, ce ne stiamo andando via da Torino. Fanculo Torino. Tu sei bella con la papaya. No digáis nada, no se entendería. Guardate lì quanta nebbia, porca troia, non si vede niente. Tipo un mare che proprio non si vede. Pure la nebbia, il freddo, moriamo. Ok ragazzi, siamo qua all'Expo. Eccoci. È ora devi salutare però. Ciao Cipo. Ciao Cipo. Grande canale. Bravo. Raga, salutate. Salutate. Salutate YouTube. Ciao ragazzi. Cipo, nell'autobus ho trovato qualcosa per te. Che hai trovato? Madre. Oh! Bella a tutti i mozzarelloni. Qui è Cipo Channel con Domenico Milieri che vi parla. Grande. Ok ragazzi, siamo riusciti a prendere il nostro biglietto per l'Expo. Eccolo qua, anche il mio è il tizio medio. C'è poca gente. Dobbiamo passare metal detector e lascerò la fotocamera accesa a cab. Si parte ragazzi! Un viaggio! Perché c'era troppa roba! Passati metal detector finalmente! Aspetta, aspetta! A me mi hanno suonato perché c'avevo il cellulare in tasca. A me non si dice! A me mi affanculo! Io c'avevo il cellulare in tasca e mi hanno suonato! Comunque, ora guardate che vista, cazzo. Guardate che cazzo di vista, ragazzi. Oh, raga, guarda, tutto sciolto. Oh, Cipo. Cipo, go short. Tanto sono i treni che passano. Oh mio Dio, quanta gente. Quanta gente, ragazzi. Ma Cipo, metti, chiediti. Chiamo un attimo. Madonna quanta gente! Plebei! Guardate! Quanta gente! L'ora esatta! Ragazzi, siamo al padiglione della Polonia. Ma stai zitto. Ciao. No, ma non è tanto qua. Questo è il mare. Ci sono i caricatori. Ci sono i caricatori. Questa è la fila. Spero di standola indicando. Quella è la fila. Non è tanto lunga, però qualche minuto ce la facciamo. Minuti stimati per la Polonia? Un cazzo. Un cazzo. Allora, verrai un giovane buzzer. Ok. Oddio che buon odore di cipolla. No, veramente c'è un buon profumo qua. Cosa sarebbe sto video? Dovrebbe essere 3D in teoria. No, non è in 3D mi dicono. Non lo so, non ho idea. La mia ombra. Ok ragazzi, c'è il green screen, però non posso farmi le foto, penso. Cioè, sarebbe figo che le metto come copertina o faccio qualcosa di speciale, però è sempre fare le palle, se... Oh,
Ok ragazzi, stiamo entrando al padiglione dell'America e... Food! American food, perché abbiamo fame, è vero che abbiamo fame? Sì, ho fame! Guardate quanta gente! La mia anca destra è rotta! Però dovrebbe essere bello questo padiglione. Ok ragazzi, pausa pranzo. McDonald's, io panino normale. Ok, siamo usciti dal McDonald's a mangiare. Dov'è che andiamo ora? Il padiglione della Coca-Cola? Cippo non perché compra McDonald's perché la... Ah, ci hanno cacciati dal McDonald's perché... Che pezzi di merda. Comunque, stiamo andando... Mo' mi stricano il canale perché ho detto che sono dei pezzi di merda. Mamma. Comunque, stiamo andando al padiglione della Coca-Cola. Almeno là sono gentili, vero? E poi al padiglione della vita. No, o era l'albero. Per ora niente Coca-Cola perché c'è troppa gente. Però siamo andati nel padiglione degli arabi. Mi sono fatto una bella foto alla palma. Ok ragazzi, questo è l'albero della vita. È bello maestoso. Assaggeremo una cosa polacca e una caramella mumu. Ora la proveremo ragazzi. Aspetta, una caramella di vacca. E questa, dicono che sia, cos'è, una cosa di vacca? È una caramella di vacca. Proviamola. Non sa di niente. Mi hanno mentito. Non sa di niente la caramella. Hanno detto che è dolcissima. Vabbè. Ok ragazzi, ora ci stiamo dirigendo verso il padiglione della giapponese. Della giapponese. No, ci stiamo dirigendo verso il padiglione giapponese, sperando che ci sia qualcosa di... cioè non tanta fila. Sono 5 ore. Volevamo anche andare al padiglione della Coca-Cola, però... teoricamente. I tempi sono un po', diciamo, ristretti. Quindi ci dovremo, insomma, accontentare. Dai, sono le 2.21. Sono le 2.21. Sono le 2.21. Sì, possiamo anche farcela. Vai. Perché abbiamo il ritrovo con tutti quanti alle 5.30, giusto? Sì. Ok, e quindi avremo fino alle... Avremo due ore... No, aspetta. No, sì, avremo due ore avremo e 49 due ore. Minuti. Madonna ragazzi, quanta gente, c'è veramente tanta gente, non potete capire, guardate. Sì. Ok, guardiamo, guardate che... no, oddio ragazzi, guardi quanto è fiero il trattore, quanto è fiero. Madonna, quanto è fiero. Intanto guardate quanta gente, quanti plebei. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso il padiglione della Corea, oppure verso il padiglione zero. E sì, poi ci sarà tanta fila e dobbiamo restare qui ancora per un'ora. Sì. Turkey, cipolla. Io sono cipolla e quindi, essendo cipolla, devo meritarmi una cipolla. Che per il Giappone non c'è possibilità, perché aspettate. Fino laggiù c'è la fila, quindi capite che è una roba impossibile. Ok ragazzi, questa è stata una giornata abbastanza stressante. È stata una giornata abbastanza stressante.
infatti ci sta scoppiando la testa. Ci siamo divertiti però. Sì, ci siamo divertiti abbastanza. Non abbiamo visitato nulla perché nulla. Ogni padiglione in cui andavamo c'era almeno un'ora di coda, quindi abbiamo preferito evitare. E che dire ragazzi, io adesso farò un montaggio del tutto e spero verrà qualcosa di carino. E che dire ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, un commento e un'iscrizione, se riuscite una condivisione. E che dire, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.